Il Comune di Chieti è pronto a dare il via ad un piano di riequilibrio finanziario che nella giornata di domani sarà portato in Consiglio Comunale. Questa mattina a Palazzo di Città, nel corso di un incontro con la stampa, il primo cittadino Diego Ferrara ha spiegato i motivi del provvedimento, assicurando che non ci sarà una manovra lacrime e sangue. In campagna elettorale, non a caso, parlavo di appena insediato e se fossi stato eletto sindaco, come è avvenuto, di dover aprire il coperchio di un vaso di Pandora e vedere come erano i conti del comune. Attualmente, dopo una ricognizione dura, durata mesi, scopriamo che i debiti sono ingenti. Come avete notato dai mass media, siamo arrivati a 78 milioni di passivo che il nostro piano di riequilibrio, che passerà domani al vaglio del Consiglio Comunale, dovrà con fatica rimettere in ordine. E questo è per questo motivo che chiedo a tutta la cittadinanza, ma anche all'intero Consiglio Comunale, di stare a fianco all'amministrazione senza pregiudizi e senza giudizi di parte, perché fondamentalmente, se venisse approvato, potremo ricominciare ad avere un po' di sollievo, insomma, come città e come amministrazione. Da questo punto di vista ci saranno, però ci dovranno essere dei tagli. Ma guardi, io ripeto sempre sui giornali e per bocca dell'opposizione, di molti appartenenti all'opposizione, ho sentito utilizzare la frase saranno manovre di lacrime e sangue. Io obietto a questa visione delle cose, perché non sarà assolutamente così. L'aumento delle tariffe sarà estremamente moderato. Per quanto riguarda l'IMU, che è stato detto che sarà addirittura raddoppiato, sarà solo rimodulato e quindi perfettamente accettabile da parte dei cittadini. Riapriremo degli asili nido, alcuni con finanziamenti comunali, qualcun altro esternalizzandolo, e quindi non vedo tutto questo macello, questo sfracello che si suppone diventi. Noi stiamo onestamente lavorando a riportare fiducia alla nostra città.